Ciao a tutti ragazzi, sono Marco, sono su una missione di rango 18 di Lamar da 1 a 4 giocatori. La missione si chiama Biglietto per Elysium e ho già bloccato la visuale in terza persona. Come arma ho selezionato il fucile Ballpup, questo perché nel rango 18 non sblocchiamo alcuna arma, nel rango 17 abbiamo sbloccato il fucile a pompa. E il prossimo rango, così lo dico per curiosità, sbloccheremo le bombe adesive e la miglior arma che abbiamo sbloccato è nell'undicesimo rango, il mitra, mentre se siamo iscritti al social club possiamo prendere sia il Ballpup, il fucile Ballpup, che la carabina speciale, a mio avviso armi di gran lunga superiore al mitra che sbocchiamo nel rango 11, mentre ripeto, se siamo iscritti al social club già l'abbiamo dal rango 1. Intanto lo spawn, parlando della missione, è strano perché ci mette in un punto della mappa stranissimo, dove c'è questa recinzione che se la scavalcassimo ci toglierebbe un po' di energia, per cui siamo costretti a fare questo giro. Lo scopo della missione è recuperare una botte e portarla al deposito prima che questa, cioè anche se questa raggiunge il suo deposito. Però io sconsiglio vivamente di farla arrivare fino al deposito, perché c'è polizia, c'è vigilanza, per cui se spariamo a uno di questi elementi arriviamo a 3 livelli sospetto e poi dobbiamo scappare con autobotte, che non è proprio l'ideale per scappare da un elicottero, visto che arriviamo a 3 stelle livello sospetto. Quindi per me è un impegno dover guidare bene per cercare di recuperarla prima che arrivi al deposito. Recuperare questo autobotte prima che arrivi al deposito. 2,10 km. Diciamo che passano abbastanza facilmente, se non fosse per gli ultimi 500-400 metri, dove veramente l'autobotte corre troppo. Nel senso che quando la guidiamo noi, oltre i 5, vabbè, ma se stai in mezzo alla strada corri, fio mio. Nel senso che se la guidiamo noi oltre i 60 non va. Quando la guida al computer, io se vado a 100 gli sto pari. Una cosa che veramente mi fa girare le scatole da morire è questa su tutte le missioni dove c'è l'autobotte. Quando c'è da recuperarla corre, quando c'è da guidarla fa piano. Comunque c'è anche da dire che la missione è ben livellata, perché non è estremamente difficile, anche se dovessimo entrare al deposito alla fine si può evadere il livello sospetto, anzi è una cosa che farò in prima persona, giocherò per entrare al deposito e prendere il lato botte proprio dal deposito, quindi con la polizia e tutto. Intanto sono molto vicino, perché siamo quasi a 600 metri e adesso incomincia la parte dove il bastardo corre veramente tanto. Ripeto, con autobotte in mezzo al traffico non vedo come fai ad andare così forte, però vabbè. Già su rettilineo abbiamo visto in altre missioni che non supera i 40-50, qui sta andando al doppio della mia, cioè sta andando come la mia velocità, che sta a 100, cioè al doppio di quella che può permettersi. Giorno spesso a vedere la distanza, ho guadagnato su 200 metri ragazzi. Siamo quasi vicini al deposito, comunque non è che c'è tanto distante. Il deposito è qui sulla destra, un pochino più avanti sulla destra, e a distanza di poche centinaia di metri cambia veramente tanto la missione, perché ripeto poi c'è la vigilanza, quindi un altro rotto di scatole. Infatti ho sparato e si è attivato, mentre prima che uccidessi lui si è attivata la polizia, quindi sono veramente vicino al deposito e adesso scapperò con la mia auto per arrivare ai livelli sospetto e poi andarmi a prendere l'autobotte, quindi senza avere addosso la polizia. Mi posiziono in alto e lontano dalla strada in modo da vedermi lo spettacolo se passa la polizia e per non farmi beccare.
Intanto arriva. Una volante passata. Che ha fatto? Cioè qua ci danno di testa coda tranquillamente. Ah beh, vabbè, si fermano davanti all'autobotte, però non vedono nessuno. Questo non sta per pizzicare, passo qua. Io passo in mezzo. Guarda quanto ci mettono un livello, una stella quanto ci sta a mettere, ce l'ho da minuto. Un minuto di missione solo per evadere una stella di livello sospetto, finalmente. Adesso posso andare a prendere le mie autobotte e guidarla con una certa tranquillità, perché comunque è un veicolo rubato. E porterò l'autobotte quindi al deposito. Km per portare l'autobotte sono tanti. Questa è la parte brutta della missione, guidare per 4 km l'autobotte. Tanto appunto ho gli sbirri addosso e ho un'autobotte. Non è una bella cosa. Allora, buttiamoci qua dentro la stradina. Buono, distributore. C'è una tettoia per cui posso andare a buttare sotto direttamente, non mi dovrebbero vedere, anche se non è piccolo sto a fare. E mi fermo qui, tanto sto andando dall'altro lato, quindi dovrei stare tranquillo. Aia. Mi ha salvato l'edificio che ho sulla destra, perché sennò mi beccavano. Stanno entrando, via. Mi riparo dietro l'altro edificio che ho davanti. Mi fermo qui, dovrebbe farmi un po' da scudo visivo questo coso, ma non mi fido. C'era il muro che mi poteva fare da scudo. La corsia opposta, questo mi becca, infatti. Vabbè, è dalla parte opposta, per cui non dovrebbe far tempo a girarsi e beccarmi. Io continuo a scappare. Quello davanti a me ci devo stare attento, anzi cambio strada, poi do alla grande. Dai, levati là le scatole! Guardalo, guardalo! Porco Giuda, mi viene voglia di scendere e spacca la faccia. Vabbè, io mi fermo qui sotto al cavalcavia. Non mi può vedere, beh. Cioè, più imboscato di così non ci potevo stare. Aia, sta venendo uno davanti. Questo è il becco. No, meno male. È andata bene e a questo punto rimangono 2 km. Beh, vabbè, che mi passano davanti e dicono ciao. Mi rimangono 2 km per portare l'autobot a destinazione e valutare così gli RP e compenso di una missione dove non abbiamo sparato praticamente niente. Il conducente neanche un caricatore se n'è andato, un caricatore di Uzi. Abbiamo sparato solo lì e poi ci siamo nascosti 2 volte, almeno mi sono nascosto 2 volte, quindi come spesa non c'è una grande spesa da affrontare per fare questa missione. Per gli RP un po' una rottura di scatole il fatto di guidare per 4 km sto coso, adesso ce ne manca 1,30 km, quindi la parte brutta la stiamo facendo, è la parte finale, è la parte brutta. Solo lì chiederei un po' di RP. Comunque siamo nel rango 18, per cui prendiamo tutto con le molle e valuterò il più onestamente possibile la missione. Dura abbastanza, quindi mi aspetto sicuramente un compenso elevato, ma sempre rapportato al rango. Intanto siamo arrivati a destinazione. Poso il catorcio. Certo, è sullo sterrato, è ancora peggio. Dai. I 300 metri più lunghi della mia vita. Dai, non ce la fa più. Ok. Allora, terminata la missione, valutiamo gli RP e compenso.
Biglietto per Elysion, Lamar da 1 a 4 giocatori. 13.360 è un pacco di soldi, veramente troppi per il rango e per quello che abbiamo fatto. 2060 RP sono tanti per il rango e per quello che abbiamo fatto anche. Io spero che il video vi sia piaciuto, ciao a tutti ragazzi, alla prossima!